Accogliamo Flavia D'Angeli, portavoce nazionale Sinistra Critica. Vi aspettavate che erano più simpatici i giovani? Ma io non parlerò nel dettaglio dei problemi di Casoria, che in Tunisia, in Egitto, anche in Libia, in Siria ci stanno facendo riscoprire che cosa vuol dire partecipare, che cosa vuol dire ribellarsi, che cosa vuol dire riprendere in mano il proprio destino, e ci stanno dicendo quello che la sinistra in Occidente e in Italia, la sinistra di governo, che quando è all'opposizione aspetta solo di tornare al governo, non vuole capire che il vaso è colmo, che la pentola sta per esplodere, ma che solo se si legheranno le rivendicazioni democratiche, la rivolta anti-berlusconiana, lo scandalo dei processi di questo premier che fa schifo a tutti, se si legheranno queste rivendicazioni alle lotte sociali, all'insopportabilità della disoccupazione, della precarietà, della distruzione dei servizi sociali, se si legheranno insomma le battaglie democratiche e civili che sono fondamentali in questo paese, alle battaglie sociali che devono animare ed hanno animato anche in Italia le lotte contro gli effetti della crisi economica e contro un governo di destra, ma ai noi dove governa anche spesso di centrosinistra, che quella crisi la vuol continuare a far pagare alla popolazione, ai lavoratori, ai precari, ai giovani, ai docenti e agli studenti delle scuole, alle donne. Solo se riusciremo a legare queste due battaglie, se non ci faremo catturare nel trabocchetto che per l'ennesima volta Berlusconi e la sua maggioranza stanno costruendo, di fare la vittima, di parlare solo dei magistrati, di far vedere quanto se ne frega della decenza e di nascondere sotto il tappeto la sporcizia di politiche che condannano il 40% dei giovani di questo paese alla disoccupazione, che condannano gli operai della Fiat di Pomigliano, ma di tutto l'indotto, a ringraziare il padrone perché magari hanno ancora un posto di lavoro dove farsi sfruttare, di politiche che condannano gli immigrati a morire nel mare per cercare una vita migliore. Se noi cadiamo ancora nel tranello nel quale da 15 anni cade con tutte e due le scarpe il Partito Democratico, di dirci che cambieranno il mondo e la nostra vita quando sono all'opposizione per poi non fare niente quando sono al governo, saremo e non vogliamo essere per l'ennesima volta complici della vittoria del centrodestra, se non fosse politica quantomeno culturale. Io credo che il laboratorio di Casoria è importante per questo. La sinistra, tutte le sinistre, soprattutto al di là delle organizzazioni politiche, la partecipazione, i militanti, le donne e gli uomini che fanno politica tutti i giorni su un territorio, si uniscono se ha senso la battaglia che vogliono combattere insieme, si uniscono come avviene a Casoria perché vogliono riprendere in mano il proprio futuro, perché vogliono riprendere in mano la propria città e perché vogliono credere che le elezioni sono importantissime, ma che da lunedì servirà ancora più impegno, che la politica è fatta di partecipazione, di controllo, di lotta, di movimento, che solo questo è l'antidoto al clan del malaffare che a destra o a sinistra comunque la fanno da padrone, regalando candidature, come dicevo, direttore, regalando case, regalando posti di lavoro o regalando spesso e volentieri solo illusioni, perché poi comunque tutto quello che promettono non lo mantengono. Io credo che il laboratorio di Casoria è importante, come è importante quello che sta succedendo in tanta parte del mondo, come è importante ogni volta che si mette in moto un processo di partecipazione politica dal basso, e che l'unico modo per cambiare le nostre vite è prenderle in mano e insieme organizzarci per fare quella che Monicelli diceva, una sana e giusta rivoluzione. E iniziamo a farla questa rivoluzione a Casoria, mandandoli tutti a casa, e il 12 e 13 giugno, perché non ve lo scordate, facendo capire a Berlusconi, ma anche al timido Partito Democratico Nazionale, che quando le battaglie sociali come quelle per l'acqua, quelle contro il nucleare, si legano anche alle scadenze elettorali, così sì si può vincere, che a noi dei processi di Berlusconi